Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Radio Serpe, stavolta immersi nell'uragano. Nell'uragano non ci siamo noi, fortunatamente, ma il nostro ospite che al momento rimane celato e sperando di trovarlo ancora qui quando lo annunceremo, io intanto dico che io sono Rie e lei è Kathleen, come sempre, Non è siamo alla vero, è una puntata di bugia. Lui 131. è Kathleen e io sono Rie. Sì, io sono Kathleen, ho fatto un'operazioncina, quindi la mia voce ha subito qualche perdita di tono e niente. Tutto Ma che cosa a vuoi dire che poi ci passo pure i casini per queste cagate che dici? Ecco. posto. Giusto. Comunque, siamo qui con la 121esima puntata. Abbiamo, come si preannuncia dal titolo, un ospite che poi vi parlerà del progetto che ha portato qui stasera a Radio 7. Ma prima di partire, mentre io spammo il link come se non ci fosse un domani. Ecco, mentre tu spammi, noi vi vogliamo far sentire una canzone che in realtà l'ho scelta io, no? Perché? Perché è una canzone secondo me poco conosciuta, è di una band tedesca che si è formata nel 1970 addirittura, sono i Kraftwerk, che di fatto significa centrale elettrica, pensate un po' che grande nome. Ed è una band che è definita, cioè loro sono considerati i pionieri della musica elettronica, no? E se ne andavano in giro a fare i loro concertini con degli strumenti che per l'epoca erano sensazionali, erano quasi fantascientifici. Pensate, avevano delle cose che se schiacciavano tasti diversi facevano rumori diversi. Micidiale, lì venivano considerati come appunto i pionieri, delle persone esageratamente dotate e capaci. Per noi probabilmente ci faranno sorridere, però ci fa piacere farvi sentire una delle loro canzoni più famose, The Robots, che si adatta secondo me al tema di oggi. Yeah. Ecco qua. Sapevo che questa canzone facesse così e fosse così profonda nel testo. A me pareva che Dove siamo i diceva robot? io vado a Roma. No, scusa, bisogna anche un po' uniformarsi al contesto della puntata. Poi siamo pur sempre una radio, facciamo un po' di divulgazione, no? Certo, va bene. Comunque, prenditi pure in giro. Hanno iniziato nel 1970 e questi qui sono ancora in attività, comunque.
Ah, vivono ancora, capisco. Sì, vivono ancora, altro che quei gruppettucoli che nascono adesso e muoiono dopo 2 giorni, Ho per me. capito. Va bene. Che dire, io passerei a qualcosa di più elevato come il jingle fatto da Sara e Valentina per i nostri Caspita. ospiti. Sara, dimmi un po', preferisci gli uomini con boxer o con gli slip? Casini lunghi o corti? Peli sotto o depilati? Italiani o stranieri? Bianchi o neri? Ma la radunata dei fatti tuoi? No, posso fare dei fatti di voi, perché è il momento dell'intervista. Oh mamma. Oh mamma. Più o meno la mia esclamazione dopo la tua canzone. Oh mamma. Va bene. Vabbè. Detto ciò detto, io passerei a presentarvi il nostro ospite di stasera. Lui è il gestore e proprietario di Colonie Fuorilegge 2.0 e si chiama Tony. Benvenuto. Buonasera a tutti ragazzi. Io direi assolutamente boxer, partendo Ah, subito da ok, questo. dall'intervista, Beh, ok. volevo chiedertelo io, ma l'hai pensato, ma calzino lungo o corto? Lungo, lungo. Petto Va bene. villoso o depilato? Villoso, e prima di passare alla prossima domanda, direi assolutamente calzino bianco e le francescane. Ah, Numero di giusto. piede? Prego. Taglia del piede, numero di piede? 47. Ok, no, perché le ragazze in ascolto potrebbero fare delle analogie e essere interessate anche a queste proporzioni, ecco. Dai, No, Madonna, ma cosa si comincia. dice? Va bene. Comunque, non cominciamo a scadere già dai primi minuti di puntata. Esatto. Almeno arriviamo alle 10:30. Ecco, esatto, almeno facciamo mezza puntata, va, poi possiamo dire le cose un po' più. Allora, dalla chat ci fanno notare che c'è troppo eco, purtroppo siamo in una situazione un po' così, il nostro ospite c'è all'uragano, noi siamo tutti quanti su Skype con la linea che a volte è un po' ballerina, purtroppo le nostre capacità tecniche si fermano qui e speriamo che riusciate comunque ad ascoltarci in maniera abbastanza chiara. Però se ci sono credenti possono pregare affinché si senta un po' meglio. Sì, Ma sì. secondo me funziona comunque, gatto. No, eh? Sì. Ci si può provare, così se dovessimo sentirci meglio, allora sapremo che qualcosa lassù esiste. Esatto. Ok, allora che facciamo? Entriamo nel vivo, cominciamo Vai, con la a te nostra l'onore, Lia. lezioncina. Ah, ok, inizio io e inizio proprio con una domanda a terra terra. Colonie Fuorilegge 2.0 è una land by chat di genere cyberpunk, giusto? Ok. Esattamente. Perfetto, per i nostri ascoltatori che non identificano bene il genere cyberpunk, perché ci ascolta un po' di ogni scuola di pensiero, che cos'è il cyberpunk? Il cyberpunk è un genere un attimino di nicchia di tutto il gruppo del futuristico. In soldoni, in maniera riduttiva, il cyberpunk tratta di ambientazioni molto in là nel futuro dell'umanità, dove lo sfruttamento, le risorse, la cultura vanno messe un pochino più di lato per la mera sopravvivenza in ambienti ostili, non semplici, società decadenti e via dicendo. Ok, è abbastanza chiaro. Ok. Allora, vuoi andare tu con la prossima o proseguo io con i preliminari? Cut. No, dai, continua tu con i preliminari. Ok, allora, prossimo preliminare. Voi siete Colonie Fuorilegge 2.0. Da quanto siete aperti? Siete aperti dal 10, giusto? Siamo aperti dal 10 di questo mese con un open beta, ma il progetto ha preso piede il 7 luglio dell'anno scorso. Ok, quindi ci avete lavorato un po' su e siete aperti da 8 giorni, quindi state ancora rodando, diciamo, questo nuovo progetto, Sì, stiamo rodando soprattutto la parte tecnica, l'interfaccia. Una grande parte del lavoro su questo punto di vista è stato fatto dalla mia cogestrice, aka Alexandra Rubikov, e dal nostro programmatore che stanno seguendo in maniera affiatata tutto il progetto. no? L'utenza si sta comportando.
Dimmi, dimmi, scusa. No, 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 scusami, pensavo avessi concluso, non ti volevo interrompere. Parlaci un po', l'utenza. Oh no. L'utenza si sta cominciando ad affacciare un po' timidamente, forse per il genere, però stiamo cominciando a fare i primi passi davanti al pubblico. Beh sì, effettivamente, avendo detto tu stesso che è un genere un po' di nicchia, già c'è quella fetta ristretta di giocatori che si interessa al cyberpunk, poi con una land appena aperta magari uno viene da altre realtà, ci arriva un po' titubante, quindi ci può anche stare nei primi giorni di vita, no? Esatto. Comunque, Colonie Fuorilegge 2.0, che ne è stato della 1.0? Quindi c'è stato un progetto precedente, cos'è successo? Sì, il primo progetto risale al 2010, due ragazzi, Andrea ed Alessandra, aprirono il primo Colonie, che era molto sulla linea di 2.0. Man mano che l'utenza cresceva, si evolveva il gioco, la land venne trasformata nella land di StarCraft, sull'onda dell'entusiasmo dell'uscita del secondo capitolo del famoso videogioco della Blizzard. Questo in un primo momento fu una buona riserva di linfa per il GDR e poi man mano ne causò l'abbandono dagli stessi affezionati del genere. Okay. Quindi, e come mai quest'idea di aprire il 2.0? Cioè da cosa è nato? Dunque, è nata dal bisogno di 10 folli che un giorno si sono ritrovati sul vecchio gruppo Facebook di Colonie e hanno incrociato un attimino le brutte esperienze degli ultimi anni su varie land, il poco gioco. Il clima che man mano sta diventando sempre più aspro per chi vuole passare semplicemente un paio di ore a liberarsi la mente da quello che succede nella vita di tutti i giorni. E quindi abbiamo deciso di rimettere in moto il progetto ripartendo dal lavoro originale di Andrea ed Alessandro. Senti un po', ci parli un po' dell'ambientazione, come l'avete strutturata? La maggior parte dell'ambientazione, che chiunque dà uno sguardo alla nostra wiki, che è anche la nostra homepage su Wix, potrà vedere benissimo che è molto, molto ampia. Dicevo, la maggior parte dell'ambientazione viene da tutto ciò che è stato giocato dal 2010 fino al 2013, inoltrato, che è stata la chiusura. Abbiamo deciso di recuperare tutto quello che era recuperabile fra log chat, fra resoconti quest, condensarlo, romanzarlo e cristallizzarlo nell'ambientazione attuale. Non buttare alle ortiche tutto quello che è stato il gioco di tutti coloro che sono passati all'interno di Colonie, sia nella prima che nella versione successiva di StarCraft. Ecco, leggendo proprio la documentazione, che tra l'altro ho incollato nella chat di Spreaker, così chi ci segue può, chi ci sta ascoltando adesso può magari seguirci passo passo, perché di fatto seguiremo molto la wiki su Wix. E andando a vedere l'ambientazione troviamo una cronologia e poi un capitolo 1, Chronicles of Hell, no? Ci saranno successivi capitoli di questa cosa? Di cosa si tratta? È una delle novità che stiamo provando a proporre, è l'approccio all'ambientazione, arrivando da una land molto dinamica su questo punto di vista, ovvero dare la sensazione ai singoli giocatori di scrivere un pezzo di ambient della land stessa. Chronicles of Hell è il punto zero di questo nuovo percorso. Noi proponiamo questi capitoli che verranno somministrati in forma di mind quest, seguite da
staff e naturalmente i capi corporazione per poter coinvolgere e far giocare sempre e con nuovi stimoli tutta l'utenza di Colony Fuorilegge 2. Man mano che un capitolo si va esaurendo, verrà proposto un piccolo gap temporale in modo da non lanciare dei PG sconvolti molte volte in nuove situazioni e di poi proporre un nuovo inizio di un nuovo capitolo per quanto riguarda le È mine. Quindi interessante, è si come gira. se si sviluppassero delle diverse storie che poi mandano avanti l'ambientazione. Esattamente. E per quanto riguarda invece le razze, che razze ci sono? Le razze al momento la giocabile, visto le brutte esperienze delle versioni passate, sarà solamente la razza umana, con le varie provenienze e prerogative di ogni provenienza. All'iscrizione ci sono quattro provenienze selezionabili: i Tarisiani, gli Eliani, i Vergastiani e i profughi LTCU. Ognuno dei quali ha il suo background su quale gli utenti possono poggiare le idee per dare una storia al personaggio e il loro parterre di abilità dedicate. Ogni provenienza si lega a uno stile di gioco, a ciò che ha prodotto in quelle società. L'ambientazione stessa, man mano che si è andata costruendo, e in certi casi, come gli Eliani, è legante per quanto riguarda l'ambiente di gioco. Vediamo qui alcune razze chiuse al momento dell'iscrizione, no? Ad esempio i Biocyborg, gli Spectre e i Predatori Eliani, ok? Per raggiungere l'utilizzo di queste razze, cosa è necessario fare? Giocare. Giocare, quindi per meriti di gioco, Giocare. questo diciamo era abbastanza Sì, palese, per meriti di gioco. ok? Ok. Assolutamente questo. No, mi è Sì, piaciuta tantissimo. sembra un po' sbrigativa, spicciola questa risposta, No, ma mi è però in piaciuta proprio. soldoni è No, mi è quello. piaciuta proprio la spontaneità. Cosa si deve fare? Giocare. Cioè. Beh, no, perché in effetti è quello che uno fa se uno deve, aspira ad una razza particolare che se è chiusa ci sarà pure il suo motivo, dovrà necessariamente guadagnarsela. E come te la guadagni in un gioco di ruolo? Giocando e dimostrando che sei capace di usare una specifica razza, no? Per Giusto. forza. Quindi Sì, la risposta ci sta esattamente. tutta. Poi magari, non so, farete un qualche esame come fanno in altri GDR oppure semplicemente valutate la maturazione di un personaggio e nel momento in cui ti dice vorrei fare sta roba qui, voi glielo concedete. C'è qualche burocrazia da seguire? Dunque, a livello burocratico, come dici tu, le ingerenze sono molto blande, ovvero somministriamo un questionario che l'utente può compilare e farci vedere che ha letto l'ambientazione, ha letto il background della razza che vuole, ha compreso come si utilizzano, a secondo del nostro regolamento, le abilità della sua razza e ci fermiamo a quello. Cosa davvero deve fare l'utente? L'utente deve crearsi il percorso di gioco, giocare con la fazione che ha il controllo della razza in maniera riduttiva, crearsi tutti i vari mattoni, diciamo, per poter costruire il suo percorso, interagire con gli altri utenti, con i capi corporazione, con i nostri destini, che sono i nostri personaggi fato, in modo da avere un PG che ha tutto quel bagaglio di esperienze, di situazioni vissute per poter in on game sviluppare
la razza. Soprattutto questo discorso è legato per le razze psioniche, ovvero gli spettre e i predatori alieni. Invece il biocyborg, che è di pura ispirazione cyberpunk e che arriva dalla primissima versione di Colonie, è una conversione completa del corpo, quindi basta maturare i crediti in gioco e si va a comprare il giocattolino nuovo. Ok, la domanda è: perché il giocattolino nuovo non si può ottenere subito? Che cosa hanno di difficile queste razze da giustificare il fatto di metterle chiuse? Di difficile hanno uno l'alto valore aggiunto delle loro abilità durante una sessione di combattimento o anche una sessione di gioco normale. Le razze psioniche hanno poteri mentali più o meno forti, attivi o passivi, che possono avere delle ingerenze forti sul gioco degli altri utenti. Quindi noi abbiamo l'obbligo di mettere in mano queste razze a persone che sono mature e che intendono il gioco come svago o e non come strumento per cose personali, come il primeggiare o cose di questo genere che negli anni ne abbiamo viste davvero, davvero troppe. Sì, sono i classici esempi di cattivo gioco. Uno fa il power playing, deve avere il personaggio più forte, il più figo, magari vuole anche rimorchiarci con quel personaggio e tutto quello che ci Esatto. gira intorno. E quindi cercate di evitarlo, ci può stare. Io volevo sapere un'altra cosa. Abbiamo parlato appunto di giocare, che è la chiave di tutto, no? Il gioco. E come sono organizzate? Se ci sono gruppi di giocatori, non so, ci sono clan, corporazioni, gilde, insomma, come ci sono gruppi appartenenti a una stessa categoria da chiamarsi corporazioni, clan, quel che sia? E in base a cosa sono raggruppati? Per mestiere, per appartenenza, per sesso? Allora, naturalmente abbiamo delle corporazioni. Il gioco corporativo da sempre, per lo stile di Colonie, ha significato il motore della land stessa. La massima parte delle corporazioni sono quelle legate al territorio principale della land, quindi alla Confederazione Tarisiana. Abbiamo la corporazione di governo. Le forze armate che sono tutte racchiuse all'interno della flotta confederata, la corporazione medica e di sviluppo tecnologico, ricerca e via dicendo. Questa è la massima parte delle corporazioni. Poi abbiamo dato spazio anche a Eliani con la Fratellanza dei Mietitori. E ai Vergastiani con una componente mercenaria che guida, diciamo, il gioco illegale dell'intera land con strutture adatte al contrabbando e via dicendo. Fighi, mercenari. I novità per noi di Colonie sono i lavori liberi. Abbiamo scelto di non caricare le corporazioni di centinaia di cariche, avendo solamente quelle adatte al gioco, e abbiamo creato tutta una serie di mansioni liberamente cliccabili dall'utente che gli permettono di avere un minimo BG e delle prerogative di gioco. Ad esempio, possiamo andare dall'avvocato fino al cacciatore di taglie, al semplice barista, alla ballerina, perfino all'escort. Abbiamo pensato un attimino a dare molti spunti per chi non vuole lanciarsi all'interno di una corporazione. Stessa cosa per la società Eliana, che è una società molto chiusa, rimasta isolata dal resto della
della comunità galattica, fra virgolette, dove la loro società divisa in caste è stata rappresentata attraverso le mansioni libere, con le varie posizioni di casta, appunto. Ok, e un'altra domanda. Come se non bastasse la divisione degli umani in varie stirpi o come le vogliamo chiamare, comunque varie divisioni e provenienze, abbiamo anche gli swarm, giusto? Esattamente. Ok, cosa sono questi simpatici esserini? Questi simpatici esserini sono il motore di tutto il gioco combattente, perché sono questi simpatici alieni che poco hanno da spartirsi con ET o gli omini grigi, che hanno invaso la galassia e tentano di infestarla da cima a fondo. Infatti mi pare che hai proprio un bestiario su questi animaletti. Abbiamo creato un bestiario per far vedere le razze, le tipologie di swarm più comuni e dare agli Eliani il pane di tutti i giorni, essendo loro rimasti gli unici umani su un pianeta infestato durante le primissime versioni di colonie fuorilegge. Gli swarm sono l'evoluzione, fra virgolette, degli zerg di colonie fuorilegge 1. Abbiamo tolto tutto quello che era il materiale Blizzard utilizzato, cercandone di libero e creando da zero i nostri simpatici vermoni, come li chiama una nostra staffer. Ecco, E giustamente, credo, a giudicare dalle immagini che si giustamente. possono trovare sulla wiki. E quindi avere un prodotto nostro. Le ispirazioni sono chiarissime. Andiamo dai tiranni di Warhammer 40.000, fino agli Zerg, appunto, e altre razze, mostri poco simpatici che hanno popolato i film alla Ridley Scott. Ecco. Ok. Io vorrei chiederti, no, visto che ci sono diversi pianeti in ambientazione, sono tutti quanti pianeti giocabili? E nel caso, come ci si sposta da uno all'altro? Come funziona lo spostamento appunto tra i vari ambienti? Dunque, all'interno del territorio confederato si ha l'accesso a un livello tecnologico molto alto, grazie alle vicende trascorse durante le vecchie versioni e i contatti con un'altra razza aliena, la sincretizzazione dei Protoss di StarCraft che noi abbiamo rielaborato in Enturan. Gli Enturan hanno dato molta della loro tecnologia ai confederati ed oggi si riesce a viaggiare fra i vari sistemi della confederazione con una semplice navetta che si pubblica di aziende private o del privato personaggio con un semplice salto FTL. Tutti i pianeti sono giocabili, ogni pianeta ha le sue caratteristiche e prerogative, come ad esempio Hel è un pianeta in quarantena per ovvi motivi, Amon, che si possono trovare benissimo fra le nostre mappe in wiki, è un pianeta abitato da Enturan, e poi ci sono i pianeti della Confederazione, Antica Prime, Petron, Alfa e via dicendo. Sì, infatti Diciamo, ogni sto pianeta vedendo dall'ambientazione che ha sono le un buon sue. numero. Sì, ogni pianeta ha le sue caratteristiche, anche come ambiente di gioco. Ad esempio, per fare un esempio rapido,
Antica Prime ha molto nell'immaginario nostro che l'abbiamo creato, ha molto di Cowboy Bebop, ad esempio, è un pianeta agricolo, ci sono molte assonanze al Far West, punti di raduno dei cacciatori di taglie e via dicendo. Ok, quindi Insomma, per tutti i gusti. ogni pianeta ha le sue caratteristiche. Io volevo chiederti Esattamente. un'altra cosa. Avete preparato una marea di tecnologie da quel che ho visto. Sono di vostra invenzione o avete preso in prestito tecnologie da videogiochi o altre realtà? Insomma, cosa vi ha ispirato tutte queste tecnologie? Dunque, la massima Maria, tu ci sei? Ok, abbiamo perso entrambi. nostra, perché giocando, creando del gioco su queste tecnologie, non ci abbiamo fatto caso se avevano assonanze con qualche altra cosa. Per farti un esempio rapido, la tecnologia LG, che ha permesso alle colonie della Confederazione di non restare sotto le cupole atmosferiche, ma di terraformare i pianeti, ha delle assonanze con la tecnologia dei solvers di Endless Space, ma non ci avevamo fatto caso fino a quando un utente non ce l'ha detto. Ok. Ok, abbiamo avuto per un attimo qualche problemino di linea Sì, siete caduti e si ascoltava se persone. da Skype e siete ritornati da soli. Allora probabilmente è Meraviglioso. stato un problema dalla parte tua. Vabbè, Sicuro. l'importante è che non vi siate persi più di tanto, comunque siamo tornati qua. Allora, ogni personaggio, no? Come viene caratterizzato? Insomma, avrà le sue caratteristiche, abilità. Qui vedo anche una scheda talenti. Quindi, che cosa fa progredire un personaggio nel gioco a livello personale? Un personaggio progredisce a livello personale man mano che gioco. Questo in cui ci Torniamo siamo, alla risposta senza. di prima. Dunque, abbiamo cercato di semplificare la lettura della scheda all'osso, delle 10 caratteristiche che potevamo trovare nel vecchio colonia, ne abbiamo mantenute 4. Ognuna delle quali è bivalenti, ma sono ben. A parer nostro, sono ben strutturate a livello di regolamento. Il parterre abilità invece si divide in varie sezioni, da quelle combattenti a quelle tecniche, a quelle scientifiche, a quelle mediche, ed ogni sezione ha tre, massimo quattro abilità, forse in un solo caso, la quarta abilità. Dove un personaggio può spendere i suoi punti esperienza per aumentare un'abilità. Le abilità sono da un punto a 5 punti massimo, sveltendo anche la crescita sotto un certo punto dai vecchi 20 punti, se non erro, delle passate edizioni. E la scheda talenti è forse la novità migliore dell'intero sistema, ovvero le abilità indicano ciò per cui il personaggio è portato, la sua crescita fisica e psichica in certi versanti, però i talenti indicano quello che il personaggio sa fare, quello per cui è stato addestrato, quello per cui ha conseguito dei traguardi a livello accademico o a livello sociale.
ci sono molti talenti sociali, molti talenti accademici, e i talenti militari sono divisi in due rami, dove ogni personaggio può scegliere su cosa specializzarsi. Ok, senti, io invece a proposito di specializzazioni, no? Volevo parlare del combattimento, come vengono gestiti sia tra personaggi, quindi tra PG, che tra eventuali veicoli o creature. Dunque, il nostro regolamento di combattimento è qualcosa che ai primi beta tester ed alcuni membri del nostro staff ha fatto venire gli incubi negli ultimi giorni. Il nostro regolamento di combattimento è di ispirazione D&D. Siamo forse dei vecchi e barbosi giocatori di GDR. Ma ci piace Masochisti. che ogni team. Noi dico masochisti. Sì, sotto un certo punto di vista sì. Potreste attirare una buona fetta di giocatori e farvi odiare da un'altra fetta abbastanza sostanziosa. Comunque ci sono i pro e i contro, diciamo. Ma in ogni cosa ci sono i pro e i contro. Ci Chiaramente. sono dei grossi contro anche a semplificare troppo. Indubbiamente. Dunque, parlavamo del combattimento. Il regolamento di combattimento si divide ogni regia di combattimento. Abbiamo il combattimento di guerra standard, che è quello che ha un soldato armato qualsiasi arma da fuoco. Ricordiamo che siamo nel 1995. Aspetta un Una attimo che bellissima. non ti sentiamo bene, aspetta. Ah, credevo di essere solo io ad avere No, problemi di vita. io lo sento proprio a tratti, metallico. Ah, Più o meno, come prima. vedi, forse effettivamente le preghiere non sono servite. No, no, l'avevo detto io. Ok, prova Mi ora. sentite troppo meglio, ragazzi? Più o meno. Sembra che stai parlando da sotto una pila di cuscini situati in un punto profondo dell'oltretomba, però forse riusciamo a capire qualche parola. Ok, proviamoci allora. Dunque, parlavamo del regolamento Combattimento. di combattimento. Ogni tipologia di combattimento ha il suo regolamento con annesso manuale. Abbiamo il regolamento per il combattimento a terra standard, quindi per tutti coloro che vogliono giocarsi un soldato armato di armi da fuoco, un regolamento per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo, che nonostante l'ambientazione ci porta quasi un millennio nel futuro con le invasioni Swarm. Torna in auge come tipologia di battaglia. Poi abbiamo il regolamento per quanto riguarda il combattimento su veicoli e naturalmente su caccia e navi da guerra. Il regolamento stesso è diviso in due sezioni, una che è la sezione hard, ovvero è il regolamento più completo, pesante, tra virgolette, e per molti utenti forse troppo impegnativo se si vuole passare semplicemente un pomeriggio di svago. E il regolamento soft, che è una versione alleggerita che non speriamo non dia grandi problemi di comprensione e accesso al gioco bellico, soprattutto PvP di coloni fuorilegge. Sì, in effetti io mi chiedevo se questa distinzione tra soft e hard fosse perché magari nella hard c'erano le donnine nude che spiegavano le cose per attirare più utenza, però mai già rilevato, non Io è così. l'avevo proposto, ma la mia cogestrice non ha voluto. Non ce la posso Vedi? È fare. donna, fosse stato uomo, avrebbe detto sì, hai voglia. Beh, Esatto. Kat, mi confermi la mia teoria? Giusto. Hai visto? Ok, un'altra cosa interessante, no? Che stavo notando è
è che, allora, parentesi divulgativa per chi non è pratico, magari di giochi, videogiochi, eccetera, il PEGI è un sistema un metodo di classificazione che è valido in tutto il territorio europeo per classificare i videogiochi, no? Si considera una categoria per quanto riguarda l'età a cui è indirizzato quello specifico videogioco o prodotto, e poi un'altra serie di caratteristiche che riguardano i contenuti del gioco, d'accordo? Allora, il vostro Colonia Fuorilegge 2.0 è un più 18, nel senso che i minori di 18 anni non ci dovrebbero giocare, ed è specificato che contiene sesso, gioco d'azzardo, droghe, violenza, paura, turpiloquio, discriminazione. Ora, se io voglio entrare nel vostro gioco, devo preventivamente contattare un analista o posso entrare abbastanza sicuro? No, perché ce li ha tutte le caratteristiche, diciamo, elencate dal PEGI. Naturalmente. Tornando al genere stesso del GDR, abbiamo detto che il cyberpunk è immergersi in un futuro sommariamente decadente, sfruttato con ambienti sfruttati all'osso. Bene, in questo ci possiamo mettere pirateria, contrabbando, alieni che cercano di mangiarti vivo e altre amenità del genere. Sì, abbiamo messo tutto, abbiamo messo più 18, ma fra i regolamenti trovi anche il regolamento OFF, che è una carta di quella che per noi è la buona educazione. Tu puoi giocare argomenti forti, però devi avere la cura di non divenire pesante e rimanere nell'ambito del divertimento di chi condivide con te la chat. Noi partiamo dal presupposto che la land non è esclusivamente un luogo di ritrovo, ma è una vera e propria comunità virtuale dove l'interazione crea il gioco e il divertimento di tutti. Ecco, questo secondo me è un punto molto importante, perché ve lo spiego. Allora, ci sta che la land conceda tutte queste cose che sono elencate, d'accordo? Però una persona che entra, magari per uno specifico aspetto, potrebbe avere qualche problema per esperienze di vita vissuta. Esempio, parliamo delle cose più comuni, la prima cosa che può venire in mente, magari una persona ha subito violenze di un certo tipo in vita, ok? C'è una scuola di pensiero che dice: ah, se una persona ha subito queste cose, allora non entra in una land in cui c'è la possibilità di vivere scene forti. Io invece penso che, come giustamente hai detto tu, si basa molto sull'educazione, anche nel giocarsi scene forti, perché se io ho vissuto un episodio spiacevole, non dovrei precludermi la possibilità di entrare in un gioco che tratta tematiche forti per una piccola nicchia di queste tematiche. Quindi, secondo me, se è ben gestita questa cosa, è una cosa che dà un valore aggiunto alla land. Se si cerca di evitare, diciamo, come dire, quella scuola di pensiero della serie: ah, qui è concesso, quindi non ti devo chiedere nulla, io non ti devo nulla, che per me è un concetto sbagliato. Mi pare di capire che Guarda, siate della è stessa idea da per tutti quella un concetto sbagliato. Esatto. parte. E purtroppo non è per Per tutti un noi è concetto un sbagliato. concetto per noi è un concetto assolutamente sbagliato. Il GDR non deve creare soddisfazione personale di questo tipo, l'illusione del controllo, l'illusione del comando. Come ho detto poco fa, ne abbiamo vissute di cotte e di crude. Il GDR deve generare divertimento, anche attraverso tematiche forti. Sì, ad esempio, su Hell c'è una casta che sono gli schiavi. Se qualcuno vuole giocarsi lo schiavo su Hell, sa a cosa sta andando incontro, ma è altrettanto vero che sa che la sua tranquillità è tutelata dal regolamento ed è tutelata assolutamente dallo staff e dalla gestione. E nel caso in cui qualcuno vada sopra le righe, qual è la prassi? Si contatta un amministratore o comunque c'è sempre, diciamo, un qualcuno che tiene d'occhio?
C'è sempre un presidio o della gestione o dello staff, perché innanzitutto i nostri staffer e anche noi gestori giochiamo e giochiamo tanto. Siamo presenti con i nostri PG di gioco e con dei PNG che hanno l'esclusiva funzione di fato e moderazione. Ci siamo affidati ad una amica che è nel campo della moderazione da molti anni, di cui abbiamo una notevole fiducia. E quindi se qualcuno va sopra le righe, speriamo di intervenire ben prima della segnalazione. Allora, visto che è una land molto complessa e tu stesso hai detto che addirittura il combattimento ha dei manuali a parte per ogni stile, no? È Esatto. previsto che un neofita, uno che magari entra nel vostro gioco per la prima volta, sia seguito per adattarsi a queste difficoltà? Naturalmente sì. Esattamente Avete un sistema magari di guide o comunque utenti esperti che si prendono cura dei noi membri, ecco. abbiamo durante 6 mesi di Alpha Test abbiamo individuato dei giocatori che ci hanno aiutato nella creazione dei manuali di gioco e del regolamento stesso, che si sono offerti e sono stati nominati guide per determinati aspetti della land. Sulla wiki, nella sezione staff, si può trovare un comodo organigramma con i nomi degli utenti da poter contattare all'interno della comunità. Perfetto. Invece io volevo chiederti, come siete organizzati dietro le quinte? Cioè lo staff cosa comprende? Quanti siete? Avete master, non lo so, informatori, moderatori, Programmatori. programmatori, admin? Dunque, dietro le quinte siamo 7 folli. 2 siamo i gestori, io ed Alexandra, e poi abbiamo il nostro programmatore che si occupa esclusivamente della programmazione. Non è per assurdo non è un accanito giocatore di land pesanti e complesse come colonie, ma segue il progetto in maniera puntuale. E poi abbiamo i nostri staffer che sono i nostri destini, i master, e la moderatrice. Ok, Una domandina di contorno. Voi avete, si può trovare nei crediti, nella documentazione, il trailer che avete su YouTube. È un trailer pieno di immagini che effettivamente attirano lo sguardo. Se secondo te presentare un trailer che fa vedere scene da videogioco per un play by chat attira effettivamente utenza o rischia magari di attirare un'utenza che si aspetta qualcosa di diverso? apprezzo molto questa domanda perché nel trailer abbiamo cercato accuratamente, tranne in alcune scene di battaglie fra navi spaziali, di non prendere materiale da videogiochi. Abbiamo fatto una ricerca che è durata un paio di settimane di video, di cortometraggi sci-fi. Di autori, di gruppi indipendenti che hanno presentato queste creazioni in festival del cortometraggio e cose del genere per comporre quello che è diciamo lo spirito di Colonia Fuori Legge 2. Penso che offrire questa versione immaginifica della land sia uno stimolo per intraprendere l'avventura su Colonie, perché
non è scontato. Quello che vedi sul video spesso te lo ritrovi durante le quest, le giocate. Cerchiamo di dare un'offerta di un certo tipo. Perfetto. Secondo Allora, io te, direi qual che siamo. aspetta, secondo te Sì. quali sono i punti che sicuramente dovete ancora, come dire, sperimentare, quindi migliorare, cambiare? Quali sono i punti di forza che vi fa credere in questo progetto? Ecco, stavo appunto dicendo, siamo arrivati alla parte delle domande secche. Cosa ci piace e cosa non ci piace? Dunque, partendo dai punti di forza, possiamo vantare un'ambientazione originale perché è frutto del giocato e sarà esclusivamente frutto del giocato anche quella che verrà nel tempo. Come altro punto di forza, la vastità del teatro di gioco stesso, gli spunti che offre e che cerchiamo di valorizzare ogni giorno, come cose che secondo me possono essere migliorate, tutto. Tutto può essere reso più fruibile. Tutto può essere reso più accattivante, tutto può essere reso più divertente all'interno di un GDR BBC. Non siamo una gestione che ama trincerarsi sul lavoro fatto e somministrare forzatamente quello che c'è. Siamo una gestione che ama creare gioco, quindi evolverci, quindi offrire sempre qualcosa di nuovo e ascoltando quello che ci dice l'utenza, perché ricordiamoci che una LAN non è fatta dalla gestione o dallo staff, ma è fatta dai giocatori, è fatta da chi si diverte. Giusto. Penso che questo si avvicini un po' a una domanda che ci hanno fatto in chat. C'è Dr. D, che ha un canale YouTube, che dice: se io volessi descrivere al meglio questo gioco, ad esempio in un video, cosa mi consiglieresti di utilizzare? Quindi, secondo te, per presentare appunto il gioco, in maniera lampante, per far capire che cos'è, di cosa si tratta, quali elementi presenteresti? Oddio, che domandone. Ah, siamo riusciti a metterti un po' in crisi, eh? Sì. Dr. D è riuscito a beccarmi. Colonie è la LAN delle sfaccettature, ragazzi. Ogni personaggio è parte della storia, ogni pianeta è qualcosa a sé stante. Una sola immagine o un solo slogan o qualcosa di unitario per descrivere colonie, io non sono in grado di offrirvelo. Ok, va bene. Con la massima sincerità, ognuno ha i suoi limiti. No, ma è giustissimo. Io apprezzo di più una persona che mi dice: non saprei darti una risposta migliore di così, piuttosto di uno che si inventa qualcosa pur di dare una risposta, ecco. Esatto. Senti, c'è qualcosa che non abbiamo nominato, menzionato, che tu invece vuoi portare all'attenzione di chi ascolta? Cioè, di chi ci ascolta. No, io sono molto contento di questa intervista perché siete riusciti a toccare man mano tutti i vari punti cardine della LAN. Ognuno dovrebbe essere protagonista di una puntata a sé stante per essere sviscerato interamente. Però penso che mi avete dato l'opportunità di presentare bene il nostro progetto. Vabbè, poi io Ok, una. penso che una cosa è sentire la puntata, una cosa è la curiosità che ti spinge a iscriverti e a provarlo, perché alla fine penso che
Le parole servono per fare incuriosire e attrarre le persone, poi giocare, vivere una situazione è un'altra cosa. Infatti, noi cerchiamo di dare una panoramica sui punti che colpiscono di più la nostra attenzione, poi sta a chi effettivamente è più interessato andare a vedere proprio i dettagli, cioè iscrivendosi di fatto al gioco. Io ho una domandina. Sentiamo. Tu e il tuo staff, no? Che aprite una land adesso in un mondo ba del Baichat che è veramente molto, molto incasinato, no? Specie reduci da un progetto simile che ha chiuso in passato, vi sentite fiduciosi o siete un po' o vi guardate intorno un po' titubanti? Ci sentiamo assolutamente fiduciosi perché innanzitutto noi giochiamo quello che abbiamo creato. Giustamente. Non è una cosa scontata. In 20 anni di GDR non è davvero una cosa scontata, ragazzi. No, 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 scontato, assolutamente no. Molti aprono i giochi per tutt'altro motivo rispetto a quello del volerci giocare dentro. Quindi già aprire il gioco per voler giocare effettivamente in quell'ambientazione sicuramente è un punto a favore e sicuramente c'è la fiducia nel fatto di andare avanti, se non per gli altri, almeno per se stessi, perché se non si apre una land di cui ci si innamora, tra virgolette, non è che si vada molto avanti. Secondo Sì, me. no. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Perfetto, allora io direi che se Ri è d'accordo e anche il nostro ospite, le domande sono finite, le domande in chat le abbiamo fatte, se non avete altre domande io la concluderei qui l'intervista e No, poi... invece faccio ostruzionismo, non la voglio chiudere qui. No, Vai, allora portala avanti. non ho domande, è solo per così. Allora taci! Seminar zizzania per rompere le scatole, che ti devo dire? Ah, ok, vabbè, ti faccio fuori dalla conversazione e via. Ok. Allora, abbiamo la seconda canzone di oggi che è stata scelta dal nostro ospite, Rie. Come? La stai annunciando tu la canzone? Non vuoi proseguire? No. Sbrigati! Allora, è abbastanza famosa, contrariamente a quella che vi ho proposto, anzi Mamma. propinato io a inizio puntata. A me è piaciuta da morire perché mi ha ricordato quando me ne andavo in giro con la Renault 5 Alpine. Vedi, vedi, una canzone deve comunque emozionarti o suscitarti ricordi. Consideriamo che è una canzone degli anni 70, non è che possiamo aspettarci... Vabbè, che poi non vuol neanche dire, perché negli anni 70 sono state prodotte delle chicche. Comunque, stavamo dicendo, la tua canzone invece ben più famosa è dei Led Zeppelin, Stairway to Heaven, dedicato, ci hai detto, al tuo staff e agli Alpha Tester, giusto? Esattamente. Ok, vuoi anche fargli una dedica particolare a voi? C'è una frase che rimarrà nella storia? Insomma. Sì, li odio tutti. Ok, credo Ok. sia la cosa più giusta. Insomma, avete un peggy piuttosto fornito, si può dire che si odia lo staff. Esatto. Vai, mandiamo la canzone. Thank you.
There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Tony dedicava con tanto amore questa canzone al suo staff, dalla chat ci dicono che la sua co-gestrice non lo perdonerà mai per aver scelto questa canzone. Non sappiamo il perché, ma lo dovevamo dire. Vedi, sei venuto qui per far conoscere la tua land, invece hai scatenato una serie di eventi che porterà alla sua chiusura, sei contento? No, al massimo mi bannano fino a domani mattina. Anche? Ah, ok, dai. Così. È accettabile. E magari la prendi come una vacanza. È fino a domani mattina. Va bene. Okay. Allora, io intanto ti ringrazio per aver accolto il nostro invito qui in radio. Ti faccio tanti, 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 tanti in bocca al lupo. Poi magari ci farebbe piacere più là nel tempo sapere come si è popolata la land, magari se c'è qualche novità. A noi ci piace poi seguire i progetti che vengono presentati a Radio Serpe, quindi senz'altro poi ti chiederemo come vanno le cose. Ah, naturalmente, è stato un piacere essere un vostro ospite e sarò la gioia di Marco Cucco su Facebook perché gli riempio la bacheca del gruppo. Hai visto? Perfetto. Ti preoccupare che quando ci faccio i sogni eccessi io stagliuzzo sempre, quindi vai tranquillo. Allora, prima dei saluti io annuncio e faccio i miei auguri di compleanno ad Alessia Viviana Lombardi che compie 25 anni, Roberta Canu, mi sa che è compaesana di Rie. Compaesana non lo so, però sì, confermo che è un cognome sardo. 35 anni e Ivan Jack Calogero, 24 anni. Inoltre domani sarà la festa del papà e San Giuseppe, quindi boh, auguri a tutti i Giuseppi che ci sono e auguri anche a tutti i papini. E niente, sì. Girate. E se vi può interessare, oggi è il compleanno di Bobby Solo, di Luke Besson, di Massimo Giletti,
non ci interessa. Queen Latifah e tante altre persone dai nomi molto semplici da ricordare, tipo Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. Va bene, lì, va bene. Okay. Beh, sono comunque persone importanti che già qui è giusto fare gli auguri, no? Ah, e per dispetto, lo dico anche qua, il 21, anzi no, il 20 ci sarà l'eclissi di sole e cominceranno anche le tre rose di Eva e il 21 il Papa verrà a Napoli, va bene? Così concludiamo in bellezza. E io ribadisco, persino il sole si nasconde, si fa l'eclissi pur di non vedere le rose di Eva. Vabbè, l'ho già detto e lo ricorderò sempre. Va bene, questi sono i nostri scleri su Beat Strip. Va bene, passiamo ai saluti. Dai, parola al nostro ospite. Ragazzi, ancora grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Serpe. Un grazie al nostro Salvo Capozzi che sta spammando come un pazzo in chat. E speriamo che Alexandra non mi abbia bannato fino al 2033. Va bene. Io spero di sì, perché sarebbe divertente. Fa notizia, è una cosa che fa notizia, ragazzi. Dai, io mi immagino a metterti la sveglia sul cellulare del 2033 per reclamare la tua entrata di nuovo nel GDR. Ve lo auguriamo. Sarei capacissimo di farlo. 33. Ma speriamo. Dai, allora, io invece voglio salutare tutti quelli che sono in chat, quelli che sono dietro le quinte e che non hanno scritto in chat, e niente, spero di avervi tenuto compagnia insieme al nostro ospite Arria. Buonanotte per chi va a mamma e buongiorno per chi ci ascolta. E a me non lo chiedi che voglio salutare, scusa. Ma tu non conti, forse non hai capito. Dai, chi vuoi salutare? Nessuno, però avresti dovuto chiedermelo comunque. Visto che ci siamo, io saluto i Kraftwerk perché con loro lavoro hanno dato via tanti generi musicali interessanti. E vi ricordo anche la Renault Alpine. È la Renault Alpine, ovviamente. Io voglio la separazione, cioè dobbiamo andare da un avvocato. Io voglio la separazione. Facciamo non due rari. Non sopporto più. Dai, ci dividiamo, invece di fare radio serp io faccio radio e tu fai serp, ci stai? Va bene. Ok, no, volevo dire comunque che entro fine marzo, se riusciamo a mettere insieme i nostri quattro partecipanti, facciamo quel famoso super quiz, perché abbiamo trovato nella puntata scorsa l'ultimo partecipante, quindi il tempo di mettere d'accordo tutti per decidere la data, e poi faremo il nostro quizzettone divertentissimo in cui i nostri ospiti si cimenteranno a dar fondo alla loro conoscenza e cultura per vincersi lo spettro della strega di Terry Brooks offerto da Legacy of Magic, o meglio dal suo staff, perché un GDR che prende vita e offre un libro mi sembra un po' inquietante. Ah, mi sono dimenticata di salutare Diego, ovvero Dottor di Channel, che è un youtuber e che, niente, ci siamo conosciuti prima della diretta, forse ci sarà una collaborazione, ma è tutto da decidere, quindi avevo promesso che lo salutavo in diretta e l'ho salutato. Sapete che forse ne avremo anche altre una, due, tre, forse altre quattro collaborazioni che sono, forse ci saranno, perché ancora stiamo cercando di mettere insieme tutti i pezzi. Speriamo di darvi ancora più novità in tempo breve. Va bene, io rinnovo i saluti, vi auguro buonanotte e buongiorno per chi ci ha ascoltato in differita. Ciao! Ciao!